con grande gioia ieri sera, 4 giugno 2023, alla fine della tredicina in onore di Sant'Antonio di Padova, nel convento di San Francesco d'Altavilla Silentina, il padre generale dei padri vocazionisti, Don Antonio Donascimento, ha annunciato con grande gioia che molto probabilmente si aprirà a breve processo, la causa di canonizzazione di padre Antonio Maria Polito, un sacerdote altavillese, missionario in Brasile. Quindi proprio il vescovo del Brasile ha chiesto della comunità vocazionista che si trova in Brasile, ha ascoltato, diciamo, la preghiera, la voce di questi padri vocazionisti che hanno conosciuto, che sono stati a stretto contatto con padre Antonio Polito, e si aprirà questo processo, quindi, che vedrà prima venerabile, dichiarato venerabile, poi beato e poi, a Dio piacendo, santo, quindi elevato a gloria degli altari. Lode a Dio, lode alla Santissima Trinità. È un onore per gli altavillesi vedere, avere un santo proprio altavillese, nato a Cerro Cupo di Altavilla Silentina nel 1928, morto nel 2011. Ho avuto quindi l'onore e il piacere di conoscerlo, soprattutto negli ultimi anni, quando lui era anche un po' ammalato, ma veniva comunque ad Altavilla nel periodo estivo, in modo particolare durante la tredicina di Sant'Antonio. Tante volte ha predicato al convento, e ricordo proprio un episodio, ecco, voglio soffermarmi su questo episodio che spero che tanti di voi ancora ricordano. Spero anche che Don Antonio abbia lasciato traccia, abbia scritto qualcosa, perché lui raccontava un evento comunque prodigioso che riguarda Sant'Antonio. Gli era successo questo: un giorno la sua comunità, insieme alle suore, non so dove doveva accompagnare queste suore, c'era anche una certa urgenza di accompagnare queste suore, non so, gli serviva la macchina comunque, e girando un po' dappertutto nella sua camera, non so, l'abitazione, il luogo dove lui dimorava, non riusciva a trovare le chiavi della macchina. Queste suore che mettevano pressione, che volevano essere per forza accompagnate, lui cosa fece? Le radunò in preghiera, disse: preghiamo Sant'Antonio, perché mi sembra che anche lì poi c'è devozione per Sant'Antonio, proprio nella comunità dove lui era missionario. E radunò le suore in preghiera: preghiamo Sant'Antonio, perché lui è invocato a questo carisma, a questo dono, no, questa peculiarità di far ritrovare le cose perdute. Preghiamo Sant'Antonio. Radunò le suore in preghiera, fecero una preghiera a Sant'Antonio, e ad un certo punto dalla finestra entrò un'ape, una vespa, un'ape, e andò sotto al letto, nella stanza di padre Antonio, e lui raccontava, diceva: tante volte avevo guardato anche sotto al letto, ma le chiavi non c'erano. E come andò poi, vide quest'ape che velocemente dalla finestra entrò nella stanza e andò sotto al letto, lui subito si chinò in terra e andò a guardare sotto al letto, e invece dell'ape trovò le chiavi e ringraziò Sant'Antonio. E lui raccontava questo episodio, e l'ha raccontato proprio una sera durante la tredicina di alcuni anni fa, forse 2008-2009, io comunque ero un ragazzino, però ricordo bene. Sicuramente spero che tanti di voi ricordano questo episodio, e spero anche che lui abbia lasciato una traccia scritta, perché comunque ha scritto anche dei libri sulla sua missione, la missione lì in Brasile. Spero che riportato anche questo episodio. Che dire, si cercano i miracoli al giorno d'oggi, siamo tutti scristianizzati, non crediamo più a nulla, è vero? C'è Dio, non c'è Dio? Una morte improvvisa e ci chiediamo: e Dio dov'è? Delle cose traumatiche che avvengono, e dov'è Dio? Dov'è Dio? Dove l'abbiamo posto?
in croce. Che significa? Che a volte ricerchiamo questi grandi miracoli, queste grandi prove pure dell'esistenza di Dio, ma non sappiamo cogliere i segni a volte, perché tutto ciò che accade nella nostra vita non è che sempre c'è dovuto. Dobbiamo vederla, secondo me, da questo punto di vista. Già guardare la bellezza del creato, che è bello, la perfezione della natura, l'andare e venire delle stagioni, i fiori che sbocciano, la vita che nasce. Più segno di questo, dell'esistenza di Dio? La scienza, sì, la medicina, che aiutano certo l'uomo, ma possibile che da un boom, da un'esplosione, il Big Bang, si sia generato tutto questo? Non credo, una simile perfezione. Per forza c'è stata l'opera di qualcuno, l'opera di un Dio, di un creatore, di un Dio che è padre, che è amore, che è misericordia e che si muove a pietà dei suoi figli. Non dobbiamo ricercare cose grandi, soprattutto in quest'epoca dove c'è una perdita di valori, un nichilismo assoluto, non si crede più a nulla, ma si vive alla giornata. Ma non deve essere così, perché già guardare la perfezione della natura, guardare una vita nuova che nasce, un bambino che nasce, già questo è segno che Dio esiste. Non c'è prova più tangibile dell'esistenza di Dio. Possiamo mettere in dubbio tante volte, il dubbio deve venire, ci deve essere, perché anche chi crede, chi ha fede, ogni tanto il dubbio ci deve essere nei momenti più cupi della vita, più bui della vita, ma non bisogna perdere mai la speranza, perché anche chi dice io non credo a nulla, sono ateo, non esiste nulla, in realtà quella persona sta ricercando Dio, sta ricercando la verità, perché l'essere umano è in continua ricerca della verità. Quindi dobbiamo saper cogliere bene i segni, bene quello che il Signore compie nei nostri giorni e nella nostra vita ogni giorno. E vi assicuro che così si vive anche meglio.